buonasera a tutti. Allora, io cercherò di fare semplicemente una breve... riflessione sul perché utilizzare oggi le antiche tecniche. Allora, noi possiamo definire il linguaggio fotografico come l'insieme delle possibilità espressive che noi abbiamo utilizzando le varie tecniche fotografiche, quindi sia quelle di riprese, sia quelle di sviluppo, sia quelle di stampa. Quindi, se vogliamo definire il confine del linguaggio fotografico, dobbiamo vedere quali sono tutte le possibilità di riprese, di sviluppo e di stampa. E queste possibilità è possibile, diciamo, comprenderle solo esplorando tutto quello che la storia della tecnica ci ha offerto. E questo è fondamentalmente importante soprattutto per chi vuole fare il digitale, perché noi oggi ci troviamo con il digitale, con una tecnica potentissima che però non sta offrendo niente di nuovo. Cioè, storicamente noi abbiamo che dall'invenzione di una tecnica a che quella tecnica dà qualcosa di creativamente efficace passano 15 anni, no? Abbiamo il Kodak, abbiamo inventato nel 1935, poi abbiamo che il colore diventa un linguaggio espressivo intorno agli anni 50 del Novecento. Quindi il digitale inventato negli anni 90, diciamo, diventa diffuso intorno al 2000, quindi oggi ci troviamo grosso modo in quei 15 anni per cui il digitale dovrebbe produrre qualcosa di nuovo. Invece, come dimostrava prima Alberto, abbiamo che il digitale ricerca di riproporre dei risultati estetici delle tecniche analogiche. Quindi abbiamo appunto il vintage, abbiamo delle immagini, diciamo, delle vecchie diapositive e così via. Per quale motivo quindi il digitale, che è uno strumento straordinariamente potente, non produce qualcosa di nuovo? Io credo perché chi si avvicina al digitale non ha una conoscenza né della storia della fotografia né della storia delle tecniche fotografiche. Quindi penso che la conoscenza delle tecniche, sia di ripresa, di stampa e quindi anche delle stampe alternative, sia indispensabile per chi voglia esplorare le nuove possibilità del digitale, perché capisce che cos'è il linguaggio fotografico, capisce quali sono i confini del linguaggio fotografico, quindi quando si trova ad operare in post-produzione sa dove si può parlare ancora di fotografia, dove si sta parlando di qualcosa compatibile con il linguaggio fotografico che però va oltre il linguaggio fotografico, dove invece andiamo in linguaggi completamente diversi, come la grafica, come l'arte elettronica, come la pittura elettronica. Quindi penso che le tecniche alternative siano importanti anche per i semplici spettatori, perché in questo modo, e questo qua è un po', diciamo, un limite che io riconosco al gruppo Nagas, nel senso che c'è una grande passione nel praticare queste tecniche, però poi c'è la difficoltà di comunicare questa passione e anche la forza dei risultati estetici, dei risultati espressivi agli spettatori. No? Prima eravamo nella sala in cui c'era la mostra, vedevo le persone che giravano e stavano colpiti perché vivevano qualcosa di particolare, ma non capivano bene il cosa. Quindi bisognerebbe trovare il modo per coinvolgere le persone all'interno e del processo creativo tecnico, ma anche del processo espressivo. E quindi, diciamo, perché questo ci disegna i confini del linguaggio fotografico. Perché oggi con il digitale non abbiamo questo problema, cioè c'è il rischio, come qualcuno ha detto, che la fotografia è morta, oppure c'è qualcun altro, come Giovanni Gastel, che ha detto che con il digitale la fotografia è nata. Il problema è questo, che il digitale deve essere qualcosa che si somma a tutte le conoscenze precedenti. Però, poiché viene praticato col cellulare, poiché appunto l'industria tende a, principalmente a presentare la semplicità del procedimento e quindi a non scoraggiare il fotonatore dall'acquisto della fotocamera, c'è un approfondimento bassissimo. La generazione che ha cominciato a fare le tecniche nel 78 era la generazione che agli inizi, alla fine degli anni 60, primi anni 70, con le macchine semiautomatiche, stampando in camera oscura, aveva raggiunto delle competenze tecniche elevatissime. E infatti appartengono a quella generazione anche i migliori
fotografi italiani come Mimmo Iodice, come Franco Fontana, sono tutte persone che si sono fermate attraverso un'approfondita conoscenza della tecnica. Io sono stato, diciamo, a casa di Mimmo Iodice, ho visto la sua camera oscura, lui mi ha detto che ha passato ore e ore e ore per affinare quella tecnica per il risultato estetico che lui voleva, perché sentiva il bisogno di capire quale tecnica gli poteva dare quel risultato. Quindi l'importanza, diciamo, di anche come spettatori, perché diciamo, il gruppo Anamnesi sono quasi tutti quanti autori. Ad esempio, per un periodo sono stato autore tecnico, oggi sono più spettatore, e paradossalmente qualche volta provocatoriamente dico che è facile fare una foto, è molto più difficile riuscire a guardare una foto, perché a me piace vedere tutti gli autori che ad esempio praticano il platino, praticano il carbono, praticano un'altra tecnica, per vedere il potenziale espressivo di quella tecnica, che diventa molto difficile per il singolo autore farlo, sia perché non può sperimentare tutte le varianti della tecnica, sia perché è profondamente coinvolto all'interno della tecnica. E questo dovrebbe essere a maggior ragione, e qui diciamo, lo dicevo prima a Luisa, una competenza che dovrebbe sviluppare lo studioso di fotografia. Noi abbiamo questo problema, che sono occupati di fotografia persone che venivano da altri settori, quindi è capitato che c'era l'antropologo, c'era lo storico dell'arte, lo storico dell'architettura e così via. Quindi non abbiamo ancora, fino ad oggi, diciamo, il vero studioso di storia della fotografia. Quasi sempre queste persone non avevano le competenze tecniche per riuscire ad entrare all'interno di un procedimento. Se io voglio comprendere se quell'autore ha fatto delle scelte coerenti, devo anche conoscere quali erano le alternative che lui aveva. Quindi ad esempio Irving Penn ha utilizzato il platino in quella situazione, quali altre tecniche poteva utilizzare, perché l'ha utilizzata, come l'ha utilizzata, e quindi è estremamente importante riuscire a capire questo. Quindi l'importanza delle antiche tecniche, cioè io la vedo un qualcosa di essenziale, perché noi il linguaggio fotografico, come oggi si è teoricamente presentato, è la somma di tutte queste possibilità tecniche. Quindi dalla ripresa, dallo sviluppo e dalla stampa. Quindi se vogliamo parlare di fotografia e linguaggio fotografico dobbiamo avere questa competenza. Più che come praticanti, anche come fruitori, anche perché come praticanti appunto ci sono delle difficoltà, ci sono, diciamo, degli ostacoli. Penso che per una domanda, non so. Sì, grazie. No, secondo me il problema non è tanto come mai queste tecniche sono state riscoperte, ma come mai sono state dimenticate? Cioè, perché in altri settori, cioè, si è continuato a... Ma queste tecniche non sono mai state completamente dimenticate, ci sono state, come dire, delle onde, appunto, c'è stata un'onda nel 1978, questi due famosi numeri che ho tutte le persone a cui ho chiesto, perché hanno ricominciato a fare antiche tecniche, tutti quanti hanno fatto riferimento a questi numeri di progresso fotografico. Quindi devo dire, da un punto di vista editoriale, è stato, credo che fu Roberto Salvitani, no? A curare questi due volumi dopo un viaggio che aveva fatto in America. Quindi lo stesso Roberto aveva riscoperto queste tecniche andando in America, perché poi queste tecniche in America sono sempre state praticate. Da noi c'è stata questa riscoperta grazie a questi due numeri. In Italia credo siano state dimenticate perché erano tecniche utilizzate da professionisti che in un determinato momento le hanno trovate desuete, non commercialmente utili, e quindi non sono state più praticate. Questo credo perché... cioè il fotoamatore non credo che, oddio, i pittorialisti erano quasi tutti quanti dei fotoamatori, però credo che da un momento in poi, diciamo, non si sono più utilizzate. Ah, io ho un'impressione diversa, intanto dal punto di vista storico erano tecniche che sono nate per fare dei multipli, tutte, e man mano che una tecnica nuova riusciva a fare i multipli in meno tempo, con meno soldi, eccetera, eccetera, le altre venivano abbandonate, per cui era anche un progresso di questo tipo, così come l'arrivo alla carta palettata e alla carta palettinata. Si riescono a fare le stesse cose, no? Con meno soldi, con meno investimento, eccetera, eccetera. Quindi tecniche hanno questo senso. È indiscutibile che la bellezza di certi gumori, di certi platino, cioè sono imparagonabili a... vabbè, d'accordo, però sono... sono dei prodotti di nicchia, no? Però il motivo per cui sono abbandonate è questo. L'altro invece è che i pittorialisti hanno riscoperte da tecniche che ormai sono state abbandonate. Poi il movimento pittorialista, il tasso sopraffatto degli altri movimenti fotografici sono molti dopo, non dimentichiamoci
cosa è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui tutto quanto è stato rimescolato un'altra volta, e quindi è ovvio che lo stesso Peretti Griva fosse stato definito un retrogrado perché continuava negli anni 40 a stampare ancora in suoi promotori. E poi diciamo la nuova moda, scusa, poi dopo la nuova moda c'è stata con il digitale, cioè con la possibilità, perché prima per poter fare, perché sono tutte stampe a contatto, per poter fare diciamo una di queste tecniche era necessario avere un negativo di grande formato, quindi c'era la difficoltà di usare un banco ottico per uno sviluppo e cose varie. Da chi si è potuto utilizzare il negativo digitale c'è stato uno sviluppo eccessivo. Infatti oggi bisognerebbe un po' fare una distinzione tra l'uso delle tecniche diciamo che hanno un qualcosa legato alla storia della tecnica, un uso talmente innovativo, cioè vedere un ambrotipo di idri in cui si cerca soltanto la dimensione estetica, è qualcosa che un ambrotipista dell'Ottocento non avrebbe mai pensato, perché è una tecnica povera che veniva fatta con mezzi poveri, e quindi abbiamo un utilizzo delle tecniche completamente diverso dal passato. Questo qua secondo me in qualche modo dovrebbe essere indicato, perché appunto c'è un cambiamento dell'uso del linguaggio fotografico. C'è lo stesso strumento che però viene utilizzato in una maniera completamente diversa. Grazie.